Buongiorno a tutti, ancora una pillola ai voi di sapore teorico e che si fonda sulla storia della musica, ma che affronta un argomento che per il nostro modo di affrontare la teoria musicale è assolutamente centrale. Questa volta siamo già proiettati sul modo e andiamo a osservare un nodo cruciale che è quello del tritono, cioè della successione di tre toni. E vedremo così come sono arrivate nell'uso le prime alterazioni. Come ricorderete, quando abbiamo parlato di tetracordi e poi di scale, come avrete osservato, quando abbiamo parlato di tetracordi, abbiamo parlato di quattro suoni con la presenza di tono, tono e semitono, con il semitono in varie diverse posizioni. Ma l'unione dei due tetracordi a formare la scala con il tono di connessione tra Fa e Sol fa nascere un grandissimo problema. Adesso qui ho evidenziato solo dal Mi, ovviamente qui c'è il Re e qui c'è il Do, come qui su se volete c'è il Re, tanto per orientarvi. Ma rimaniamo nella parte centrale della nostra scala e c'è un problema non da poco. Qui c'è un tono, qui c'è un tono e qui c'è un tono. Cioè nasce all'interno della scala un tetracordo, se vogliamo chiamarlo, perché sta nella definizione di quattro suoni consecutivi, ma composto da tre toni interi. È una situazione che tecnicamente si chiama tritono, che gli antichi chiamavano, per raccontarvi quanto fosse problematica, diabolus in musica. Perché questo nome e perché questa preoccupazione? Perché la tensione che si crea tra questi quattro suoni è una tensione che ha degli sbocchi forzati. Voglio dire, quando dal Fa si va verso l'alto fino al Si, è quasi forzata la risoluzione verso l'alto. E allo stesso modo, quando dal Si si scende La, Sol e Fa, è molto naturale poi scendere. Voglio dire che all'interno di questo Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Fa, Sol, La, Si, La, Si, La, Sol, La, Si, Fa, Si, La, Sol, Fa. E non c'è un vero orientamento, non c'è un vero orientamento, non ci sono delle relazioni di scarico dell'energia. E allora c'è un po' questo problema che quando io dal basso salgo al Si e poi sono richiesto di salire al Do, e quando scendo e vado sul Fa e poi mi chiede di scendere. Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, e poi andrò in alto. Oppure Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Fa, cioè le note di riposo, che sono quelle tipicamente a distanza di semitono, sono forzate. Questo limita un po' la mia possibilità espressiva. Ma ascoltiamo con la tastiera. Come si provò
come si provò a uscire da questa situazione un po' ingessata con le forze che orientavano una certa rigidità? Si provò a uscire in un modo molto originale e che vi racconto. C'è bisogno di ragionare un momento con le lettere C, D e F. Ricordate, F è sul tasto del Fa e potrebbe tornarvi comodo. G, A, B, C. E qui c'è la D. Adesso non ci interessano tanto questi ultimi suoni di contorno. Allora, per evitare di avere il tritono, nei momenti in cui la mia melodia andava verso una conclusione sul C, cioè sul Do, va benissimo, il semitono mi serve. Ma quando avevo bisogno di farla ripiegare, di farla proseguire, ci fu una grande intuizione che probabilmente nacque prima dalla pratica musicale. E chi verrà con me dietro le quinte, alla fine della pillola, ne saprà un po' di più. E ci fu questa considerazione che occorreva trasformare questo tetracordo, che è una quarta eccedente, il diavolo, in musica, in un tetracordo normale. E allora si prese questo B e si iniziò a suonarlo talvolta anche, come si disse, molle, cioè un po' abbassato, abbassato di mezzo tono, in modo da spostare il semitono qui e creare qua un tono. B molle, cioè la lettera B abbassata, addolcita, arrotondata. E allora, se ci fu il B molle, l'altro veniva indicato come B duro, B quadro. E difatti c'è quest'altro segno che noi ricordiamo, che è questo B, se volete, molto più quadrato. E questo è il B quadro che conosciamo come B quadro. Il B molle che conosciamo come bemolle. Quindi si usava un doppio binario a seconda del bisogno o no di prendere la strada del tritono e andare a risolvere, oppure di rimanere ripiegati con la melodia che andava verso l'alto e poi aveva bisogno ancora di fare un giro, di ripiegare verso il basso. Quindi questo bemolle ha il senso di mandare la melodia in giù, di far tornare la melodia in giù. Una cosa simile vi racconto per un altro modo per mitigare le tensioni del tritono. Allora, la soluzione del bemolle fu quella di abbassare di mezzo tono lo scalino superiore per far assomigliare a un tetracordo già conosciuto, e qui invece la soluzione, abbiamo sempre bisogno di utilizzare C, D, E, F, G, A, B, C, qui c'è il D. Allora, la soluzione in questo caso, se io non abbasso da sopra per avere il bemolle, posso alzare da sotto. Allora, sempre dalla simbologia, dalla terminologia greca, si pensò di alzare il Fa. F.
E questo F divenne una specie di scaletta, un diesis. Diesis nella terminologia musicale greca voleva dire quello che va verso, che sale. Probabilmente non faceva salire il suono di mezzo tono, ma di una frazione minore, ma dava comunque un senso di tensione. Allora, cosa fa il diesis? Crea un semitono tra questo suono qua e il G, quindi fa diesis sol, e diventa quindi questo tetracordo. Diventa il nostro tritono. Diventa un tetracordo di quelli con il semitono verso il basso. Quindi cosa fa il diesis? Evita la melodia si, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fi, sol. Il diesis è un elemento che fa rimbalzare la melodia verso l'alto, tendenzialmente la fa riposare al semitono più su, e questo garantisce di nuovo una certa flessibilità e soprattutto amplia le possibilità espressive. In fondo è una cosa molto interessante. Si è seguita una strada per alcuni secoli verso un modo assertivo, conclusivo, molto relazionale tra i gradi per avere delle conclusioni certe. E poi ci si rese conto che non bastava questo sistema alle necessità espressive. C'era bisogno di avere melodie più lunghe, più articolate, e così è nato questo B molle che consentiva di ritornare, di far ripiegare anche la melodia, e questo mette in gioco di nuovo, come avete visto, il tetracordo centrale. Eccoci alla conclusione di questa pillola densa ma molto importante. L'avvento dei bemolli e dei diesis per mitigare la situazione di tritono, il tetracordo eccedente che si forma dall'unione di due tetracordi, e questo ha aperto la strada allo sviluppo della melodia, cioè più possibilità, più scelte estetiche, e abbiamo visto anche il ritorno dei tetracordi antichi che erano un po' stati abbandonati. Grazie, alla prossima.
quando parliamo dell'avvento del bemolle e del diesis, non parliamo solo della riflessione dei teorici musicali. Sappiamo che sempre i musici pratici, cioè i cantori o gli strumentisti, anticipavano quello che sarebbe poi diventata la riflessione. In questo caso c'è un nome curioso che è musica ficta, cioè finta. Questo significa che prima dell'osservazione della partitura, proprio nella pratica musicale, venivano aggiunti dei segni, dei suoni che aiutavano la scala a svilupparsi al meglio. Quindi, quando io volevo andare a concludere, mettevo il quadro, quando volevo proseguire, mettevo il molle, senza bisogno di scriverlo. Come sempre, nella improvvisazione, questo era molto naturale, piano piano gli editori hanno iniziato ad aggiungere sulla partitura, non di fianco alla nota come siamo abituati noi, ma al di sopra, come annotazione, l'eventualità di considerare quella nota col bemolle o con il diesis. Allora, per riassumere queste due variazioni, se io ho nel il B, abbiamo detto, riesco a costruire una scala in cui esiste il bemolle che mi sposta il semitono qua, facendo diventare questo tono, e poi ho il fa diesis che mi sposta il semitono qua, facendo diventare questo un tono. E già, cucù, cosa succede? Tornano in gioco i modi antichi. Io posso evidenziare i semitoni, perché guardate, qui ho, per esempio, questo tetracordo, che è così, G, A, B bemolle, C. Cioè, ho il tetracordo che prima era stato scartato, ma qui su, se io considero quest'altro frammento di scala, no, accidenti, io avrò A, B bemolle, C, D, ma sotto avrò questo spostamento che mi fa diventare, oh, dunque, cosa posso avere qua? Mi e fa diesis G e A. Ho di nuovo questo tetracordo, cioè diventa tutto molto duttile, e queste alterazioni, questi cambi semplici, in realtà rimettono in gioco l'uso di tutti i modi, perché non c'è più solo il trionfo del tetracordo col semitono in alto, che continua a valere per i modi principali, ma tornano tutte le possibilità espressive, io direi tornano tutte le possibilità estetiche, che in qualche modo la prevalenza del tetracordo più assertivo aveva un pochino messo da parte. Quindi
i musicisti tornano in possesso di una tavolozza piena.